Vai. Cari amici, c'è della gente che crede ancora che l'attacco russo contro l'Ucraina sia un attacco così nato nella mente turbinosa e imperialista di Putin, che non è assolutamente vero, qui è scritto in maniera molto chiara. Questo è un bellissimo libro che è stato stampato da Yakabook, vi dico quando, Yakabook nel 2003. Sì. Casadio, Petras e Vasapol. Clash, scontro tra potenze, la realtà della globalizzazione. La realtà della globalizzazione è uno scontro tra potenze. Vedi caso, dov'è va a finire questo scontro? Nel punto di maggiore pressione da parte dell'Occidente, cioè nell'Ucraina. Perché? Perché questo povero paese, ricordiamoci una cosa, quando ci furono le invasioni barbariche, queste riguardarono soprattutto le pianure dell'est. È lì che prendevano l'avvio, l'abbrivio per arrivare poi all'Occidente. E lì, sì, ma quale Occidente? Era l'impero romano d'Oriente, certo, che rappresentava l'Occidente. Ma era prima l'impero romano e poi l'impero romano d'Oriente. L'Oriente era quello, certo, l'epicentro. Era lì che loro arrivavano. Poi, del tutto casualmente, arrivavano anche a Roma, ma ricordiamoci... I codi sono stati stanziati, per esempio, in Romania per tantissimi, per 3-4 secoli. E ricordiamoci che i Goti devastarono Roma, i Goti di Alarico, perché avevano preso degli accordi... Che non sono stati mantenuti. Col Papa, no, col Papa, per cui sarebbero stati risparmiati i cristiani. Quindi i romani furono uccisi, martoriati, derubati, case distrutte e tutto il resto, ma i cristiani no. Queste cose ce le dobbiamo ricordare, perché quando ci raccontano... Vabbè, però nel 409 già erano quasi tutti cristiani. Beh, ma non c'entra erano niente. Già 25 anni erano già più di 25 anni l'acquisizione che del cristianesimo era la lingua ufficiale l'acquisizione dell'impero. Del cristianesimo, che poi comunque non era il cristianesimo romano, perché i Goti, come sappiamo bene, erano ariani. Certo. E lì c'è una ragione. Perché Ario aveva predicato in Romania, se, nella Dalmazia in generale, ecco. Se c'è stata la famosa guerra gotica che ha distrutto l'Italia, questo è dovuto anche, oltre al fatto che l'impero di Giustiniano non voleva i Goti in Italia. Questa è la ragione per cui in Italia c'era l'esarcato. Che significa l'esarcato? Un potere esterno, ma esterno che? A Costantinopoli. Io che sono ravennate, sono figlio erede di quell'esarcato, che era composto dalla Pentapoli. Esattamente. Tra l'altro. Che cosa significa Pentapoli? Erano cinque città, ma erano tutte adriatiche, perché dovevano approdare le navi dell'impero d'Oriente. Bizantine. Chiamiamole bizantine per l'impero d'Oriente. Perché nel frattempo c'era questo mutamento, diciamo inizio di mutamento del nome. Quando si dice che il Papa San Leone Magno fermò Alarico, no, Attila, fermò Attila, si dicono delle grandi cazzate, perché c'è della gente che crede ai miracoli. Gli ha portato tre forzieri pieni d'oro. E quello si è domandato, vale la pena che vanno a rischiare la pelle per prenderne qualcuno in più? È quello più. Che gli ha detto il Papa, no? Dice, oh, guarda, che qui è roba nostra, vedi di non rompere i coglioni. Questa è la verità. Gli ha dato dei soldi e quello ha detto, non ci conviene. Rischiare,
che vai a morire in guerra quando qui ci prendiamo tranquillamente tutto quello che ci serve. È in vendita un libro che io ho ordinato e che è stato presentato ieri in televisione, intitolato Secretum, nel quale, scritto da un giornalista del Corriere della Sera, assieme a un prelato, col quale si dimostra che Pio XI mandò Pio, quello che poi sarebbe stato Pio XII, negli Stati Uniti a prendere il contante. La scusa era che gli servivano dei soldi, per cui gli arcivescovi, i vescovi e i cardinali statunitensi cacciarono i soldi. Era un po' prima della prima guerra mondiale, esattamente, no? Attorno al 1910. No, sì, 12. No, in quegli anni lì. No, era prima dell'entrata al governo di Pio XII. Quindi Pio XII era all'epoca, era già un alto prelato, non poteva esserlo nel 1915. Prima del secondo conflitto mondiale. Guarda, io mi ricordo che era così. Vabbè, comunque non importa. Cari amici, prendetevi questo libro, perché si dimostra che Pio XI mandò Pio XII negli Stati Uniti con la scusa di andare a prendere dei soldi, in realtà per creare quegli accordi che poi diventarono funzionali in Sicilia con gli accordi a tre: Chiesa, Mafia e Stati Uniti. Questi accordi a tre che ancora reggono i destini dell'Italia e che fanno del Vaticano uno della terna di potere, che se non andiamo a smantellare questi accordi continuerà a governare l'Italia sotto il falso nome, ma queste cose le dobbiamo dire. Continuano ancora a rompere i coglioni con Draghi, ma Draghi è un uomo dei gesuiti, con Giuseppe Conte che è un uomo di Villa Nazareth. Questi sono quelli che fanno la politica in Italia indirettamente, per cui non deve figurare. Ma la gestione della falsa pandemia, Pio XI è stato Papa dal 1922 al 1929, dopo la prima guerra mondiale. Appunto, dopo, quindi non prima. Sì, giusto. Perché sennò non ci sarebbe stato Pio XII, è tutto concordato, è tutto ben architettato. Oh, ricordiamo che Ratti, Papa Ratti, Pio XI, sì. I ratti chi erano? Erano dei ratti. Non so. Usurai. Perché quell'altro, Pio XII chi era? Un sant'uomo preso dalle campagne, chi era? Celestino V. Il Celestino V fa una brutta fine, capito? Se vogliono aspirare al sacro scoglio. Leggiamo allora questa cosa. Un paio di appunti. Durante il XIX secolo i russi non cessarono di lottare contro le manifestazioni nazionaliste ucraine. 1876, governo zarista proibì l'uso della lingua ucraina nell'insegnamento e nei giornali. 1876. La rivoluzione febbraio 1917, Repubblica Autonoma Ucraina. Petliura, ministro della guerra. I bolscevichi opposero una Repubblica Sovietica di Ucraina. In questo tripudio di apparizioni. Quindi questi sono i discorsi. Investimento di 5 miliardi di dollari per giocare alla roulette russa. Marzo 1918, pace di Brest-Litovsk, permise ai tedeschi di occupare tutta l'Ucraina qui.
vorrei chiudere, perché queste sono notizie che devono far pensare. Quando i tedeschi, vinti dagli alleati, abbandonarono l'Ucraina, di nuovo Petliura si rivolse ai polacchi. Il trattato di Riga, 18 marzo 1921, sanzionò la divisione dell'Ucraina. 1923, Stalin fece concessioni, 1924-28, mettendo alla testa del partito ucraino Kaganovich, 1925. Nel 1930 molti emigrati rientrarono, ma furono processati. Due presidenti della Repubblica intellettuali, un segretario generale del Partito Comunista ucraino, poi invasione tedesca. Quindi quando noi affrontiamo il problema, cioè affrontiamo il problema dell'invasione dell'Ucraina, non è un caso, perché l'Ucraina rappresenta quello che per i cinesi rappresenta la grande muraglia. La Russia non può fare a meno. L'invasione mongola si è fermata sotto il castello di Kiev, ricordiamocelo, certo, che allora era condotto dai cavalieri teutonici polacchi. Esatto. Quindi queste sono le verità che noi dobbiamo conoscere e ricordare. Perché l'Ucraina nel 1300 ha cominciato a integrante. Far parte integrante dell'impero polacco. Quando noi parliamo di questo paese, disgraziato, poveretto, perché è un paese di attrito, di continue guerre, è tutto scritto in questo libro, clash, scontro tra potenze. È lì che avviene lo scontro delle potenze, imbecilli cretini, nelle aree di influenza reciproche. Quando l'influenza, quella occidentale, esorbita, la Russia reagisce, è talmente evidente, e vince pure, alla faccia dei coglioni che fanno il sorrisetto in televisione e commentano ironicamente la vittoria di Putin. Putin in questa battaglia rappresenta la totalità degli interessi dei russi. Ma qui io voglio leggere un altro. Gli eredi dei cavalieri polacchi che hanno resistito all'assalto delle orde mongoliche. Oltretutto. In questo libro si parla di un altro aspetto. Gengis Khan lì ci ha sbattuto i denti, perché fino a quel momento era andata liscia. Ma andava liscia perché non c'era nessuno, avevano paura. No, gli unici che potevano fare una qualche resistenza erano i cinesi, ma i cinesi erano in una fase regressiva dell'impero. Ma comunque erano difesi della grande muraglia, che è difficile per uno abituato ad andare a cavallo, era molto difficile. Mentre se tu prendi la strada dell'Europa occidentale e ci vai a cavallo, la gente si caga sotto e infatti scappavano se riuscivano a farlo. Poi ci fu Leone Sant'Uomo, Leone Magno, che andò lì con i soldi in bocca. Allora, è l'ultima cosa che voglio dire. State ben attenti, informatevi dei corridoi europei, perché questi corridoi sono stati a suo tempo, sono e saranno sempre presi di mira da chi vuole agire contro l'Europa. Primo corridoio, via Baltica, 445 chilometri. Ferrovia Baltica, 550 chilometri. No, ma c'è una via poco conosciuta, non so se qui è elencato o meno, che è quella d'acqua che va dal Baltico al Volga. Infatti, se uno ha in mente questi corridoi, capisce che tutti i grandi lavori finanziati dall'Europa ai vari stati sono lavori che là per là, se non conosci questi corridoi, non li capisci. Vedi caso, poi su questi corridoi ci sono basi militari, aeroporti militari,
e ci sono ospedali militari e tutte queste cose qui, ripeto. Helsinki, Finlandia, Tallinn, Estonia, Riga, Lettonia, Kaunas, Lituania, Varsavia, Polonia, Danzica, Polonia, Kaliningrad, Russia. Questo corridoio è quello che interessa la NATO, che quando adesso hanno fatto delle operazioni per acquisire nella NATO alcuni popoli... Ti ho raccontato quando alla penisola di Gola ho fatto il valico, mi sono ritrovato le mitragliere, i mitragliatori... Sì. Puntati. Russi puntati contro. Che miseria, ragazzi, che strizza. Ma infatti, che strizza quella volta. Appunto. Vogliamo scherzare. Corridoio 2. Corridoio 2. Poi il resto ve li andate a cercare. Berlino. Germania, Poznan. Polonia, Varsavia. Polonia, Brest. Bielorussia, Minsk. Ricordatevi che il corridoio Bielorussia-Minsk, capito? Se oggi si parla di Bielorussia è perché c'è questo corridoio. Bielorussia-Smolensk, Russia-Mosca, Russia-Nizhny-Novgorod-Russia. Corridoio 3, Berlino, Germania-Dresda. Cosa significa il bombardamento terroristico su Dresda? Perché il bombardamento colpiva il corridoio che univa Dresda da Berlino. Dice, ma non erano ancora stati ufficializzati. Sì, però c'era. Germania-Breslavia, Polonia-Katowice, Polonia-Cracovia, Polonia-Leopoli, Ucraina-Kiev e Ucraina. Il corridoio Ucraina-Kiev, ecco per cui adesso viene lasciato in pace, perché interessa l'Unione Europea. Però se la Russia si incazza, si va a prendere anche Kiev, perché non costa niente. Oggi prendere Kiev in una situazione in cui... Non lo vogliono conquistare. Conquistare, in cui la maggior parte dei militari ucraini sono morti, gli altri sono feriti e quelli che 450.000 morti c'ha avuto l'Ucraina. E il restante non vuole più combattere, perché sa che è sacrificato per fare un piacere agli Stati Uniti. Corridoio 4, dorsale di collegamento Unione Europea, Europa sud-orientale, Berlino, Germania-Dresda, Germania-Norimberga, Germania-Praga, Repubblica Ceca, Brno, Repubblica Ceca, Vienna, Austria, Bratislava, Slovacchia, Győr, Ungheria, Budapest, Ungheria, Arad, Romania, Craiova, Romania, Bucarest, Romania, Costanza, Romania, Sofia, Bulgaria, Povlodiv, Bulgaria, Salonicco, Grecia, Armenio, Turchia, Istanbul e Turchia. Con questo io vorrei chiudere, perché è inutile, continuo a leggere. Ho letto questi quattro corridoi per far capire che esiste una premessa di carattere geopolitico che deve far capire agli nostri amici che quando c'è una qualche operazione di carattere militare riguarda sempre questi corridoi. Perché? Perché ovviamente i militari quando progettano un attacco guardano questa carta qui, mica vanno a guardare chissà che cosa, quello che gli viene in testa. D'altronde anche Alessandro Magno, quando conquistò tutta l'Asia, non è che andasse a caso, aveva delle precise informazioni, se no non si poteva permettere e nessuno l'avrebbe creduto che quell'uomo avrebbe vinto. Un intero impero. A proposito di conquista dell'Oriente, la gente non sa una cosa importantissima, non è mai citata da nessun libro che mi sia capitato sotto, e cioè che Genova aveva fondaci fino in Indonesia.
In Indonesia c'era la Repubblica di Genova che nel 1400 aveva fondo dappertutto, in India. In India già in epoca romana c'erano delle basi commerciali, tu lo sai, no? Non è un caso che Genova abbia inventato gli Stati Uniti, no? Non solo, ma ci ha mandato persino il figlio del Papa. Più di così che cosa devi fare? Infatti io ho sempre detto che, attenzione, guardate che buona parte dei rivoluzionari risorgimentali erano genovesi. Beh, quindi dei mille in buona parte. Ecco. No, c'erano anche dei... Erano bergamaschi, per la maggior parte erano bergamaschi. Sì, bergamaschi e bresciani. E cioè? Della Val Brembana. E certamente. E cioè? Cos'erano? Erano altoatesini. No, cazzo. Erano, non lo so. Qual è la popolazione che a tutt'oggi è alla base di un certo partito? Gli eredi di che cosa sono i bresciani e i longobardi e i bergamaschi? Dei longobardi. Certo, questo è vero. Sì. Perché i bresciani e i bergamaschi si sono comportati benissimo come alpini nella guerra di Russia? No, ma soprattutto con il generale Giuseppe Garibaldi, no? Certo. Obbedisco, no? Certo. Stava vincendo su tutto il fronte. Certo, gli hanno detto vedi di fermarti perché dobbiamo perdere. Sì. Quante volte l'ho detto che Garibaldi vinceva? No, aveva abbattuto tutte le resistenze, stava sfondando. Quante volte l'abbiamo detto che Garibaldi vinceva? Stava attaccando il quadrilatero da nord. Esattamente. Allora, quante volte abbiamo detto che Garibaldi con pochissime truppe vinceva mentre il regno del Piemonte perdeva? Faceva la guerra per bande lui già. A parte quello, vinceva in ogni caso e vinceva per dimostrare che le sconfitte... La guerra per bande era vincente su quella di formazione. Ma lo sappiamo perché sennò, non a caso Garibaldi veniva da un'esperienza bellica in Sud America di un decennio. Certo, dei guerriglieros. Allora, ritorniamo al discorso. Perché Garibaldi vinceva? Perché doveva dimostrare che il regno del Piemonte perdeva perché doveva perdere. No, era d'accordo già con Napoleone III. È differente. Il discorso è differente. Attenzione, chiariamolo bene. Quando è venuto Napoleone III, è venuto per interessi francesi ed è stato con l'unico momento in cui hanno vinto. Certo. Poi, dopo, prima... Però Napoleone III non voleva vincere così tanto per non creare scompiglio nell'equilibrio europeo. Non doveva vincere la rivoluzione nazionale italiana. E certo, perché creava scompiglio nell'ambito europeo. C'è un'altra cosa nelle lotte di potere dire, europeo. Ai cari amici, se sono interessati al problema geopolitico, l'Unione Italiana, il processo unitario, è in realtà stato vissuto come estensione della Repubblica Genovese, come estensione, siccome la Repubblica Veneta era altresì piuttosto valida, ma si era per forza propria chiusa all'interno dell'Adriatico, non poteva aspirare a niente, infatti non ha aspirato a niente. Ma se noi andiamo a vedere lei si espandeva anche in Indonesia. Cioè andava a occupare dei protettorati in India, in Indonesia, alle isole nel Borneo. Nino Bixio, che cosa ha fatto nella sua vita? E quello faceva, il navigante. Allora, fino all'ultimo giorno della sua vita, Nino Bixio faceva il genovese. È quello che ha comandato la difesa della Repubblica Romana. È quello che ha comandato le truppe garibaldine alla conquista del sud. Garibaldi era il nome, agiva? Era Nino Bixio, certo. Nino Bixio e l'altro, non mi ricordo come si chiamava. Nino Bixio era amico di Goffredo Mameli. Sì, lo so. E ambedue organizzarono le rivolte a Genova. E Garibaldi, si parla di Garibaldi, ma si dovrebbe parlare di Nino Bixio,
Garibaldi fu fermato dal re quando stava puntando verso Roma. Fu fermato a Teano, ma fu fermato. Non è che questi qui, dice, saluto, si vede il quadro, il disegno. L'iconografia di Garibaldi, ufficiale. Diciamo. Che Garibaldi che dà la mano a Vittorio Emanuele II. È stato fermato lì dalle truppe piemontesi, perché non avrebbe dovuto. Tant'è vero che Garibaldi ci ha provato altre due volte. Certo. Nel 1864 e fu fermato sull'Aspromonte. E io andai lì. E fu ferito anche. E certo. Garibaldi fu ferito con la gamba. Garibaldi che comanda. E fu. Io andai lì a fare una manifestazione sul luogo dove Garibaldi fu ferito. C'è un cimpo. Sì, sono andato pure io, sull'Aspromonte. E poi Garibaldi si è riprovato nel 1867. Quindi vedete bene che la rivolta. Quando è morta la moglie, Anita? No. Non è morta lì nel 1848, vero? 49. 49, sì. Anita 49. È morta a Ravenna nel 1849. Sì, è vero. Per tossicosi gravidica. Va bene, cari amici, con questo noi abbiamo concluso. Mentre era gravida stava per partorire. Esattamente, il quinto o il sesto figlio. Esatto. Erano pochi. Erano vari figli. Esattamente. È morta di tossicosi gravidica. Poi con la solita abitudine che hanno i preti, hanno incominciato a accusare Garibaldi di averla ammazzata. Sì, è vero. Tipico dei preti. Vabbè, dai, perché chiudiamola così. La gente esprime concetti a secondo di quello che è intimamente lui. Sì. Quindi se lui è un assassino in pectore, sì, lui penserà che pure te sei assassino in pectore, anche se tu non lo sei. Infatti la Chiesa fa presa proprio sugli gli assassini in pectore. È sempre lo stesso, quelli che andavano a vedere quando bruciavano gli eretici. Certo. Io non ci sarei mai andato. Vabbè, manco io. Anzi, no, sarei andato no, lì. Col fucile a spegnere. No, col fucile. A prendere a fucilate quelli che cercavano di accendere il fuoco. Archibugiate. Sempre solo. Sempre sia Laudator Priapus. No, che era un po' che non lo dicevamo. E adesso lo diciamo. Che il momento è propizio. C'è? Sì, sì.